Aspettiamo un attimo e fra poco si parte. Preparatevi i posti di partenza, mettetevi comodi, staccate i telefoni. Ciao Marco Chiaro. Ciao Manuel, sì, in privato puoi raccontarci quello che vuoi. Sicuramente per chi fa cucciolate questo qua non è il periodo ottimale, visto che nessuno può uscire e può andare a prendere cuccioli. Quindi mi spiace per chi ha cucciolate in questo periodo. Allora. Ciao a tutti amici di Dogs Portal, buonasera da Mirko Barrera. L'orologio, perché abbiamo scelto di mettere l'orologio oggi? Il tempo, riempire il tempo è la difficoltà che molti di noi hanno in questo periodo. Prima di partire volevamo leggere un appello molto molto importante, un appello fatto soprattutto dalla Croce Rossa. È questo qui, prego regista inquadri pure. Allora, è un appello fatto dalla Croce Rossa. Noi non siamo contagiosi, questo perché stiamo vivendo questa emergenza e c'è un po' la caccia all'untore per un po' ricordare quello che succedeva nei racconti di Manzoni nei Promessi Sposi, no? C'è un appello a non abbandonare gli animali d'affezione, e anche per via di tutte le fake news che stanno girando in questo periodo. E condividiamo quindi come Dogs Portal la campagna di sensibilizzazione ideata dalla Croce Rossa Italiana, Comitato Area Metropolitana di Roma Capitale, che attraverso le proprie unità cinofile, in collaborazione con l'Ordine Medici Veterinari di Roma e Provincia, ribadisce un concetto importante: cani e gatti non contagiano gli umani con il coronavirus. Non fatevi venire paranoie, non fatevi venire paturnie, perché purtroppo che cosa è successo? Gli allarmi diffusi sui social con notizie errate e fake news, si spiega in una nota, hanno creato una situazione di panico facendo registrare recentemente un incremento ingiustificato degli abbandoni. Quindi non siate rincoglioniti, non abbandonate gli animali perché non è il caso. Se no facciamo la fine dei cretini americani, c'è l'allarme coronavirus, fanno la coda al negozio di armi. No, cioè, è che non c'entra niente, non gli puoi sparare al virus. Puoi sparare al vicino se infetto, ma non risolvi il problema. Non abbandoniamo i cani, non abbandoniamo i gatti perché non sono portatori di virus. Io, come molti sapete, lavoro anche in un negozio di articoli per animali e si sta scatenando anche la paranoia di come disinfetto il cane dopo la passeggiata perché mi può portare il virus a casa. State tranquilli, non c'è bisogno che cospargete il cane di ammuchina, di benzina, di candeggina, gli fate del male. Il cane non porta a casa il coronavirus, potete portarvi a casa il virus in mille modi, i cani non c'entrano niente. Prima di partire con l'argomento della serata, visto che si parla di pandemia, volevo farvi vedere una cosa simpatica, come alcuni di noi si aspettavano la pandemia. Comunque, cazzate a parte. Cosa sta succedendo in questo periodo? Abbiamo scelto di trattare questo argomento per primo perché è di rilevanza pazzesca. Molti di noi adesso sono soli a casa, stiamo stravolgendo le abitudini nostre, però su Dogs Portal degli umani in questo caso ci interessa poco, dei figli per chi ha figli e soprattutto dei cani. Quindi si prevede un'ondata di problemi comportamentali alla fine di questa pandemia. Questo perché?
Allora, innanzitutto in questo periodo molti di noi sono a casa dal lavoro, molti di noi sono in pausa forzata, sicuramente stiamo subendo delle gravi perdite economiche, abbiamo questo senso di vuoto nella giornata, senso di vuoto che prima non c'era. Dobbiamo fare i conti, come dicono gli psicologi, con noi stessi, siamo chiamati a essere più presenti, siamo più in contatto con la nostra interiorità, cosa che prima non era possibile per via dei ritmi molto elevati a cui eravamo sottoposti. Giornate piene, ritmi elevati, stavamo poco con noi. Adesso purtroppo, per queste esigenze di stare a casa, siamo costretti a fermarci, siamo costretti a riflettere, abbiamo tanto tempo libero, almeno molti di noi hanno più tempo libero, che si può impegnare in maniera costruttiva o lo possiamo impegnare leggendo fake news e guardando i telegiornali, allarmandoci ancora di più. Gli esperti tra l'altro dicono un telegiornale al giorno, non di più, perché tanto sentiamo sempre le stesse notizie che non fanno altro che farci preoccupare. Stiamo riversando tanto del tempo libero che abbiamo a disposizione sul cane, per esempio. Questo perché personalmente vedo, sento mamme di miei amici, figli di miei amici che chiedono il cane per andare in passeggiata. Quindi si può uscire col cane, il cane fa 27 passeggiate al giorno. Ci stavamo scherzando un po' ieri, c'è poco da scherzare, perché il cane è passato da fare 3 passeggiate, come si dice, cacate intorno all'isolato, a tante passeggiate al giorno, proprio per la nostra ansia e il nostro bisogno di uscire. Questo non che faccia male al cane, faceva male al cane non farlo prima queste passeggiate. Questo che cosa potrebbe portare? Potrebbe portare a un cambiamento repentino delle abitudini, ma noi poi torneremo alla normalità. Vediamo che cosa ci dice il presidente durante la telenovela del decreto. Potremmo tornare alla normalità fra 15 giorni, fra un mese o fra due. Quello che potrebbe capitare, quello che capiterà probabilmente, è che il cane di punto in bianco si trova da avere il padrone in casa H24 a non averlo più, da fare 3 uscite col marito, 3 uscite con la moglie, 3 uscite con i figli, 3 uscite con la zia, a farne 3 piccolissime e molto corte. Questo che cosa potrebbe causare? Quello che succede un po' al rientro dalle vacanze invernali o al rientro dalle vacanze estive, dove molti chiamano noi educatori, rieducatori e comportamentalisti, perché il cane soffre di ansia, il cane non vuole stare da solo, il cane distrugge, alcuni cani arrivano a mordere. Cosa succede? Normalmente il cane dovrebbe avere un suo equilibrio psicofisico, che se siamo stati bravi siamo riusciti a fargli raggiungere. Equilibrio dettato dai ritmi, dettato dalle abitudini, dalla prevedibilità della giornata, per esempio, ok? Tutto ciò viene a mancare. Vengono a mancare le abitudini, vengono a mancare i ritmi che normalmente il cane aveva. Questo che cosa può portare? Può portare che i cani che prima avevano difficoltà a stare da soli, al rientro, al lavoro, avranno grande difficoltà a stare staccati da noi. E noi che cosa possiamo fare sostanzialmente per ovviare a questo problema? Il set di mantenimento del cane, ciò che rendeva la vita del cane prevedibile, e il cane ama la prevedibilità in linea di massima, a un certo punto viene a mancare perché noi ci siamo sempre. Noi possiamo cercare di mantenere il più possibile le abitudini che aveva prima. Quindi se il cane faceva le sue classiche 3 uscite, manteniamo gli orari di quelle 3 uscite, gliene aggiungiamo delle altre magari, però cerchiamo di mantenere quegli orari lì. Se i cani hanno difficoltà a stare da soli, quindi un cane che non ha difficoltà non dobbiamo preoccuparci più di tanto. Se un cane ha difficoltà a stare da soli, potreste prendere spunto da una mia carissima amica e collega che va a lavorare un'ora e mezza in cantina, per esempio, o sulle scale per lasciare il cane da solo. So che può sembrare stupido, però quel cane aveva difficoltà a stare da solo. Adesso il proprietario è sempre a casa, va a lavorare in cantina, avrà una bella cantina evidentemente, per evitare di lasciare il cane troppo tempo con lei, in modo che quando tornerà al lavoro il cane comunque mantenga l'abitudine a rimanere da solo. Potete andare a fare la spesa senza il cane, potete andare a fare le commissioni, non prendete la macchina, andate a piedi, perdete più tempo, in modo da lasciare comunque il cane da solo a casa. Altra cosa importante: se il cane era abituato a fare attività,
ci sono attività da fare a casa e attività da fare al parco per cercare di stancare i cani. Quali sono queste attività? Sono cose che vedremo nelle puntate prossime, cioè ci sarà una puntata dedicata alle cose da fare a casa, una puntata dedicata alle cose da fare fuori, faremo vedere proprio oggetti, esercizi e cercheremo di dare degli spunti. Un'altra cosa che io consiglio è comunque in linea di massima anche a chi va al lavoro: abituati i cani a stare da soli, abituati al vostro distacco, che può essere anche chiudo una porta e lascio il cane fuori, vado al bagno e non mi faccio seguire, evitare il contatto morboso col cane, non perché non sia bello, ma perché al cane non fa bene. Tutto ciò che è morboso non fa bene a noi, non fa bene a loro. Se il cane in questi 15 giorni, mese di quarantena, ci sta addosso, ci sta attaccato e viene con noi sul divano, e viene con noi sul letto, e viene con noi al bagno, quando a un certo punto si dovrà staccare farà fatica. Facciamolo per lui, lavoriamo su queste iniziative, lavoriamo un pelo sul distacco, andiamo noi fuori, abituiamo il cane a star fuori da una stanza, diamogli delle cose da fare, facciamo in modo che il legame che ha con noi non diventi morboso, per non creargli poi problemi dopo. Se avete difficoltà a concepire un piano del genere, potete rivolgervi al vostro veterinario, se è un veterinario esperto in comportamento, potete scriverci noi, vi indicheremo un educatore nella vostra zona, potete scrivere al vostro educatore di riferimento, però cercate di non stravolgere le abitudini del cane, perché poi potreste avere molti problemi. C'è il problema del cane, ci potrebbe essere, lo ripetiamo perché è ripetito agli umani, il problema del cane che distrugge, ma alcuni cani potrebbero diventare aggressivi. Anche quest'anno, per esempio, a settembre, al ritorno dalle vacanze, diverse persone ci hanno chiamato per problemi di aggressività col cane, dovuto a un equilibrio poco stabile del cane, alterato totalmente durante la vacanza. Quindi i problemi che vi stiamo dicendo sono problemi reali, per cui cercate di fare attenzione. Se avete domande fatecele, chiedo alla regia se nessuna. Ci sono domande da parte del pubblico. Ancora no? Ancora no, quindi potete scriverci in redazione, potete scriverci in forma poi privata. Vi ricordiamo il nostro sito internet dogsportal.it, la pagina di Dogsportal Facebook, la pagina Instagram, la pagina Telegram. Il nostro indirizzo mail se volete collaborare con noi o se avete domande da farci. Ne approfitto per ricordare anche la mia pagina personale su Facebook e Instagram, Mirko Barrera Addestratore. Vi ringrazio e ci aggiorniamo domani sempre alle 19:30. Ciao a tutti!